mi rendo conto che la prospettiva medica che pensavo appunto fosse lontana in realtà è stata sottolineata benissimo dalla professoressa Cartabia, dal professor Gambino, e mi pare che questo sia l'orientamento più corretto, cioè quello di porsi, ed è questo che io farò, nella prospettiva che è proprio stata sottolineata, cioè una prospettiva che precede la necessità di ricorrere a una legge, la prospettiva di entrare in quella relazione che comunque è stata messa a fondamento della legge. Se mi permettete, io utilizzo alcuni spunti. Allora, è stato detto stamattina che non esiste un diritto a morire, e concordo con questo, però certamente può esistere un diritto a morire bene. E riprendo questo spunto di riflessione dalla copertina di Economist, e da quanto ha detto prima il professor Gambino sugli aspetti economici si può anche capire perché The Economist abbia dedicato la copertina di un suo numero a questo aspetto. Considerando come si muore, dice appunto che la morte è inevitabile, ma una cattiva morte non lo è, quindi la prospettiva è quella di morire bene. Perché questo? Quindi questa è la preoccupazione, mi pare, che sia alla base anche della necessità di regolamentare, della necessità di porre degli elementi di considerazione. È una preoccupazione che è quella che porta effettivamente la gente a preoccuparsi, no? Il fatto che possa essere sottoposto a trattamenti che siano invasivi, che possa morire con sofferenza, con dolore, la necessità che possa esprimere le proprie preferenze dei trattamenti. E allora in questo entra in gioco appunto anche il diritto, e cioè il fatto che ci sono delle situazioni, come è stato richiamato nell'ambito della medicina, in cui la possibilità di fare tante cose che appunto oggi la tecnologia permette rischia appunto di diventare abusiva. Ecco, questo è il punto di partenza, dare un significato alle azioni che i medici fanno nella relazione con i pazienti. Quindi mi pare molto bello che ci si trovi anche in questo accordo, no? In questa visione comune del fatto che la relazione sia il punto di partenza. Per arrivare poi ad una conclusione, possibile conclusione a mio avviso, è che se questa relazione fosse una relazione ottimale, probabilmente non ci sarebbe bisogno di una normativa. Perché? Perché in tante strutture dove questa relazione esiste, magari non nella struttura in toto, ma in alcuni reparti, in alcuni siti, in alcuni reparti operativi, eccetera, di fatto quello che la legge, la 219, sembra permettere come novità è qualcosa che è stato da sempre fatto e che in qualche modo ha portato a ripensare in modo interrogativo alla legge stessa. Dunque, la questione dell'importanza di comprendere che tra le cose che il medico può fare ci sono due aspetti che dobbiamo considerare, cioè le cose che è possibile fare, e quando la medicina aveva pochi strumenti, penso alla medicina ippocratica in cui l'unico strumento era il medico stesso, ecco, fare tutto il possibile voleva dire che il medico doveva impegnarsi come persona al massimo per realizzare tutto il possibile. Nel momento in cui però la medicina è arrivata a definire mezzi, strumenti, ecco, può capitare e capita che fare quello che è possibile in realtà significa fare troppo, e quindi fare quello che non è più di beneficio per il paziente, che è il principio di beneficità alla base della professione medica, ma è un principio di maleficenza, no? E dobbiamo sempre vedere nella prospettiva etica e deontologica che il fare il bene, il produrre il bene del paziente, deve essere sempre collegato con il non fare male, anzi per primo non nuocere, no? Primo non nuocere,
diceva Ippocrate, cioè per prima cosa, prima di fare qualcosa che può sembrare essere bene per il paziente, evita di fare un danno. Oggi quindi il possibile tecnico non coincide più con il doveroso in senso morale, quindi è qui lo spazio che deve essere identificato tra le azioni sospendere un trattamento e qualcosa che non deve essere fatto perché è doveroso continuarlo, oppure questo trattamento può rappresentare un possibile che in diverse situazioni, in diverse circostanze, con diversi soggetti possa tradursi in modo diverso. Questa è la domanda che dobbiamo farci. La medicina oggi ha due sostanzialmente modalità di intervenire, quindi se parliamo di atti umani, di atti medici, possiamo sostanzialmente ridurli a questo: fare degli interventi che cercano di migliorare o di guarire, no? Il to cure nella terminologia anglosassone. Quando questo non è possibile, può e deve alleviare le sofferenze e migliorare la qualità della vita, quindi non può guarire ma può alleviare le sofferenze. Sicuramente in ogni caso si può prendere cura. Ora, quel tempo di comunicazione e tempo di cura si inserisce proprio in questo, cioè curare nel senso di prendersi cura rappresenta quello che ogni medico può fare indipendentemente dalla guarigione, indipendentemente dal migliorare la qualità di vita. Ecco, questo è l'aspetto al quale dobbiamo tendere. Quindi questi doveri implicano agire esclusivamente nell'interesse del paziente, no? E quindi il bene che è appunto la sua esistenza e la sua qualità, e astenersi dall'agire quando non è possibile intervenire sulla salute o sulla vita del paziente senza che questo rappresenti un prolungamento irragionevole. Anche la 219 introduce anche un termine, mi pare anche positivamente buono, nel senso che si è sempre utilizzato il termine accanimento terapeutico quasi in modo anche di contraddizione, perché se è un terapia non è accanimento e viceversa. Quindi la dizione che è stata utilizzata di una ostinazione irragionevole mi pare molto più corretta, perché significa che quello che si sta facendo sia irragionevole, non corrisponda alla buona pratica clinica. E veniamo un attimo al punto che il professor Gambino ha sollevato: come inquadrare certi interventi. E qui forse un elemento che nella normativa dovrebbe essere ben definito. Allora, tra gli atti medici rappresentano, possono essere le terapie, cioè interventi che sono finalizzati a guarire oppure a sollevare dal dolore, quindi to relief, e cioè interventi medici, farmacologici, chirurgici, eccetera, che hanno un obiettivo, che hanno come obiettivo quello di portare a guarigione o di limitare l'evoluzione della malattia, di modificare il decorso, di migliorare la qualità della vita. In questo senso le terapie vanno misurate sulla situazione concreta del malato, e quindi non sempre sussiste l'obbligo morale di attuarle, quindi possibile e doveroso, nel momento in cui queste terapie cessano di essere realmente terapie e sono invece sproporzionate o sono straordinarie o non rappresentano più un beneficio per il paziente. Quindi il concetto di terapie va visto fino a che raggiungono l'obiettivo che è proprio, no? Di guarire oppure di ridurre il danno oppure di riabilitare e così via. L'altro intervento, che pure azione medica, abbiamo detto tempo di cura, cura da parte del medico, significa che si tratta invece di interventi che sono ordinati a soddisfare dei bisogni corporali, non solo corporali, no? Di chi non è in grado più di provvedere a se stesso. In questo senso l'assistenza al malato, fornire i bisogni di base, rappresenta in qualche modo il riconoscimento della dignità umana del paziente, indipendentemente dal fatto che possa guarire o meno. Quindi ci sono degli interventi anche medici, anche con prospettive di carattere tecnico, che però non hanno l'obiettivo di guarire, non hanno l'obiettivo di raggiungere appunto la guarigione o di modificare il decorso della malattia, ma hanno un obiettivo, direi umano, di assolvere a degli obblighi, no? In questo senso dovrebbe sussistere sempre l'obbligo di fare questo tipo di interventi che hanno l'espressione del prendersi cura del paziente,
ma anche questi evidentemente se comportano una gravosità, non so, pensiamo all'alimentazione, alla nutrizione assistita, quando c'è un aumento della possibilità di determinare delle infezioni, delle trombosi, oppure quando il paziente non è in grado più di assimilare quello che gli sto, oppure un sovraccarico idrico, eccetera, in queste situazioni non rappresentano più, non raggiungono più quell'obiettivo che è previsto e quindi in qualche modo possono legittimamente essere sospese. Quindi in linea di principio le terapie sono dovute al paziente in quanto indicate, proporzionate di beneficio del paziente perché è malato, perché ha una patologia e l'obiettivo è relativo alla sua patologia. Le cure invece sono dovute al paziente in qualunque stato della malattia si trovi, in quanto persona. Ora, l'indicazione nella legge 219, che ai fini di quella legge c'è scritto la nutrizione e idratazione sono considerate terapie, è a mio avviso qualcosa sul quale riflettere, nel senso che si tratta di capire se il concetto di terapia è legato all'obiettivo che intende raggiungere o se il concetto di terapia o di cura è legato invece al rispondere a dei bisogni di base. Ecco, questo è che il testo della legge parla che ai fini della presente legge sono considerati terapie e ovviamente collocandoli nella prospettiva delle terapie rientrano nell'ambito della possibilità di essere sospese in quanto accanimento terapeutico. Gli atti medici, abbiamo detto, classificati in questo modo possono avere dei limiti. Quando non sono più atti medici evidentemente non parliamo più di medicina e questo rischio si può presentare sia per difetto, no? Cominciare a trascurare o mettere il dovuto fino ad arrivare alla uccisione definitiva, no? Con l'eutanasia, oppure confine estremo dall'altra parte e l'ostinazione a continuare a intervenire, quindi superare il ragionevole, insistere ad oltranza, prolungare in modo penoso la vita del paziente. Quindi quando ci troviamo di fronte a questi estremi non ci troviamo più di fronte ad un atto medico e quindi legittimamente dobbiamo chiedere che nessuna delle due cose va realizzata. E qui entra in gioco il concetto di futilità, che forse ci può aiutare a capire che cosa vuol dire decidere di non continuare più un trattamento. C'è un concetto di futilità in senso clinico nel momento in cui a un certo punto la malattia non è suscettibile di alcun trattamento. Quindi parliamo di futilità, quindi futilità perché il trattamento non funziona, non raggiunge nessun beneficio, non produce nessuna differenza e pospone semplicemente di poche ore la morte del paziente. Quindi la futilità è rinunciare a continuare a fare un trattamento che non raggiunge più il suo obiettivo, che non è più efficace, che è sproporzionato. Quindi sono criteri di natura strettamente medica, no? Quindi direi che quando parliamo di futilità in senso clinico probabilmente non abbiamo neppure bisogno di chiedere il consenso del paziente, perché in diversi studi si mette in evidenza che anche se il paziente richiedesse di essere rianimato, no? Ci sono degli studi che hanno fatto questi interrogativi a pazienti che potevano avere questo rischio di morte, i pazienti hanno chiesto di essere rianimati, ma i medici hanno ritenuto che la decisione non è proporzionata, quindi non può essere giustificato accettare da parte del paziente richieste che siano contrarie all'aspetto clinico. C'è un concetto di futilità però anche in senso etico, e cioè la futilità in cui io considero il futile trattamento nella prospettiva del bene globale del paziente, non soltanto in quella del bene biomedico, no? Ci sono, nel considerare il paziente dobbiamo vedere il suo bene da due prospettive, questo spesso non è visto in evidenza, spesso il medico non si rende conto che il bene biomedico che lui propone sulla base di protocolli o sulla base della sua esperienza dal punto di vista clinico può non coincidere con il bene del paziente, no? Diceva Edmond Pellegrino in questo senso che quando parliamo di bene biomedico stiamo pensando ad un bene in cui il medico prende decisioni sulla base del fatto che il trattamento può modificare il decorso. Quindi la domanda che il medico si fa in relazione a questo è se produce una differenza. Questo è il dominio dell'esperienza medica, che però non è il tutto il bene del paziente, perché il bene del paziente deve considerare anche il beneficio, e cioè la domanda del paziente è: questo trattamento che sulla base del bene biomedico il medico mi sta proponendo vale la pena per me? Quindi questo è il secondo aspetto che deve essere preso in considerazione. Nella mia idea, un po' riflettendo in questi mesi, in questi anni di cui si discute di questo, vado convincendomi dell'idea che
la prospettiva, la decisione del medico non può essere basata soltanto sul bene biomedico, e che il medico non rinuncia a esercitare il suo ruolo di medico quando nell'obiettivo che lui si pone come bene biomedico include anche il bene che il paziente chiede essere per lui. E cioè l'obiettivo è quello di arrivare ad una unanimità, per così dire, della decisione, non a stigmatizzare le due situazioni. C'è un medico che vuole fare qualcosa, un paziente che vuole un'altra cosa, e c'è un conflitto. Ecco perché, tutto sommato, nella normativa l'unica possibilità di risolvere questo è il giudice, no? Ecco, a mio avviso, questo aspetto di ricorrere in prima istanza quando sembra esserci un conflitto tra il medico ed il paziente e il giudice, e dirò subito dopo, prima della conclusione, che ci potrebbero essere delle altre soluzioni, no? prima di arrivare a questo. Quindi l'efficacia, il beneficio e la gravosità. Ora, è stato detto che il paziente ha diversi spazi per attuare le sue preferenze. Quindi perché le tecniche che sono possibili non soltanto prolungano la vita del paziente, lo hanno permesso in tante situazioni patologiche che prima erano incompatibili in qualche modo con la vita, ma ha trasformato il modo di vivere. Quindi in questo ambito la possibilità di scelta del paziente è non soltanto tra le varie tecnologie, no? Ma anche il rifiutare o rinunciare a questo tipo di interventi che in realtà modificano la sua qualità di vita. C'è un altro punto che in conclusione vorrei sottolineare, ed è questo: che cosa spinge i medici a ritenere che sospendere un trattamento sia eticamente, deontologicamente non corretto, e anche moralmente, se volete? C'è un articolo interessante di Morton, no, che ha considerato proprio questo aspetto, e la domanda che io faccio ai medici che un pochettino mi sottolineano questo è: se io di fronte ad un paziente che può, e lo ha detto prima il professor Gambino, che può rifiutare un trattamento, nel senso che è arrivata ad un'insufficienza respiratoria, pensata al paziente con la SLA, e quindi c'è bisogno di una tracheostomia perché possa continuare a vivere, se in quella circostanza io mi rendo conto che il paziente non vuole quel trattamento, non faccio un trattamento sanitario obbligatorio, accetto questa sua volontà di non fare questo trattamento. Allora, successivamente il paziente ha accettato di fare questo, e giustamente, dice il professor Gambino, se avessimo messo, o se si mettesse questa clausola, se tu decidi di accettare non puoi poi chiedere di sospendere, e così si evitano tantissime situazioni in cui invece il paziente può essere in grado di capire che cosa vuol dire, per esempio, essere attaccato al respiratore con la tracheostomia. In un convegno di cure palliative, un infermiere di Torino ci portò questo esempio, che secondo me è indicativo di quello che sto dicendo. Un modulo di consenso informato nell'approccio al paziente con la SLA in un ospedale di Torino recitava in questo modo, a proposito della tracheostomia: se accetti di fare la tracheostomia, sappi che poi non puoi chiedere la sospensione. Ecco, un modulo di consenso informato di questo tipo porta evidentemente a inibire il paziente, a perdersi, per così dire, la possibilità di vedere che cosa in realtà comporta continuare a vivere. Sto finendo. La necessità, per esempio, al Policlinico Gemelli, il centro che si occupa dei malati di SLA, che è un centro di riferimento regionale, ha il più alto numero di tracheostomie dei pazienti con la SLA. Ma per quale motivo? Perché ovviamente nel percorso che è stato reso pubblico come policy aziendale c'è questa prospettiva di discutere col paziente, di parlare, di far provare che cosa vuol dire, per esempio, continuare a vivere. Noi, quando nei nostri corsi di bioetica, nei master di bioetica, per esempio, ogni anno io faccio venire un paziente con la SLA attaccata al respiratore che ci viene a raccontare che cosa può fare con il respiratore, tutta la sua
struttura che lo assiste e gode ancora della presenza dei nipoti, va in campagna, eccetera. Quindi raccontare che cosa vuol dire vivere con la tracheostomia. Una prospettiva che evidentemente non è uguale per altri, ecco la necessità del valutare caso per caso. In altre situazioni, un paziente che non ha una famiglia, che è stato lasciato dalla moglie, che non può, non gli è permesso di vedere i figli, che vive da solo, eccetera, vivere con una tracheostomia evidentemente può essere qualcosa di... Quindi l'attenzione del caso per caso sarà molto importante. Allora, se non iniziare un trattamento quando non è di alcun beneficio o è sproporzionato e eticamente giustificato, perché dovrei considerare diverso il fatto che una volta iniziato e risulti sproporzionato, perché l'ho iniziato nel dubbio, l'ho iniziato in una condizione clinica che era diversa da quella in cui poi il paziente si è venuto a trovare, e in questa situazione evidentemente ci troviamo nella stessa situazione. Faccio un esempio di un nostro collega, il professor Gambino conosce, il professor Miranda, che in una discussione che abbiamo avuto l'altro giorno mi ha introdotto questa idea che voglio riproporvi perché mi sembra interessante. Lui, nel spiegare questo concetto ai suoi studenti, dice questo: immaginiamo di avere uno strumento che si chiami il proporziometro, cioè uno strumento che, messo accanto al paziente, mi indica se l'intervento che sto facendo è proporzionato o non proporzionato, no? Allora vedo che in quella situazione rianimarlo è proporzionato, io lo rianimo. Col passare del tempo questo strumento mi indica che invece il proporziometro mi dice che non è più proporzionato. Allora, se ho utilizzato quello strumento per decidere di iniziarlo, quando non c'è più la proporzione potrei decidere di sospenderlo. Ora, c'è anche una questione di termini, no? Io nelle mie riflessioni o anche nelle consulenze in policlinico di fronte a casi di questo tipo evito di utilizzare il concetto di sospendere, perché il concetto di sospendere indica omettere forse di fare qualcosa. Ecco, è più facile, ma anche la società degli anestesisti, la SIARTI per esempio, utilizza in modo molto più opportuno il concetto di desistere piuttosto che di sospendere. Cioè desistere significa non continuare a fare qualcosa che non ha più significato dal punto di vista clinico, dal punto di vista clinico. Quindi sospendere, oppure anche di rimodulare il trattamento. Decido di fare un trattamento e poi lo rimodulo nella situazione. Prima, 15 anni prima del Cardinal Martini, voglio mettere in evidenza questo articolo del Catechismo della Chiesa Cattolica che ho portato proprio perché spesso si ha una idea un pochettino non esatta di quali siano i principi anche della dell'etica cattolica. Dice questo: l'interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate, dice interruzione, rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso la rinuncia è si ha la rinuncia all'accanimento terapeutico. Non si vuole procurare la morte, si accetta di non poterla impedire. Le decisioni devono essere prese dal paziente se ha competenze e la capacità, o altrimenti da coloro che ne hanno legalmente il diritto, rispettando sempre la ragionevole volontà e gli interessi legittimi del paziente. Quindi ci troviamo di fronte ad una assimilazione, per così dire, di rinuncia ad un continuare un trattamento che non produce più un beneficio. E concludo nell'ambito delle linee guida. Prima sono state indicate, no, le linee guida. Allora, le linee guida sicuramente rappresentano un elemento importante, anche la legge Gelli le ha richiamate, e sicuramente possono essere uno strumento perché le società scientifiche accreditate possono in qualche modo dare delle indicazioni per quello che possono valere. Certamente le linee guida fanno riferimento a qualcosa che non è una certezza morale, ma in realtà chi di noi si muove soltanto quando ha la certezza morale del 100%. In qualche modo sono regole che ci permettono, per così dire, che ci consentono l'agire pratico, non abbiamo bisogno della certezza del 100%. L'importante è che uno si sia sempre ripronti a rivedere la propria decisione. Decido, ma a un certo punto poi rivedo questa decisione quando la situazione sta cambiando. Due, che vi sia un uso saggio delle linee guida, e cioè bisogna che le linee guida rappresentino un giudizio prudenziale piuttosto che legalistico, no? Oppure dei valori soglia, oltre qui, no, oltre qui. Ecco perché all'interno di una legge è difficile definire che cos'è l'accanimento terapeutico, perché va visto
caso per caso non si possono dare dei livelli di accademico terapeutico, e che nelle decisioni importanti i professionisti non vengano lasciati soli, e che quindi l'aiuto che si può dare è la condivisione da parte della comunità scientifica. E bello quell'articolo 5 della legge 219 che parla appunto della pianificazione condivisa delle cure, no? Piuttosto che pensare a semplice indicazione che il paziente nella chiusura della sua stanza o andando dal notaio consegna le sue indicazioni, quello che ha pensato da un modulo magari scaricato da internet, questa sua espressione la possa comunicare all'interno di un gruppo, all'interno di una consulenza etica. Nel Policlinico Gemelli abbiamo questo documento condiviso, quando ci sono dei casi critici prima di prendere delle decisioni ci si ritrova con il medico, i familiari, il paziente se ha la capacità, l'infermiere, consulente di etica clinica, per arrivare in qualche modo a definire un documento che noi scriviamo anche in cartella come un documento che pianifica l'evoluzione. Quindi non ci sentiamo di preoccuparci quando scriviamo se si verifica un evento acuto, un arresto cardiocircolatorio in un paziente che ha questa patologia, decidere di non rianimarlo quando è in ospedale rappresenta un aspetto proporzionato e non. E quindi dico questo, che è importante che ci sia, finito, che ci sia questa necessità di una mediazione prima di arrivare al giudice, ed è questo che nel disegno di legge che era stato presentato molti anni fa era stata prevista, per esempio, il possibile ruolo del comitato etico. Nella legge 219 l'unico passaggio è in caso di conflitto si va al giudice. A mio avviso la possibilità di ipotizzare uno strumento di mediazione, una consulenza etica, un comitato etico, possono essere strumenti idonei prima di arrivare all'aspetto giuridico. Grazie.